Parlare del suicidio di una bambina di 10 anni anche per chi è diversamente empatico come me è complesso. Quindi proviamo a stravolgere la cosa, non c'entra assolutamente nulla con quello che è successo. È notte, notte fonda, fa freddo, tanto freddo. E Martina cammina, sta cercando un posto dove andare a centinaia di chilometri da casa. E ha tanto tanto freddo. Nel buio più totale a un certo punto sente calore, sente provenire calore. Da dove? Boh, da lì vicino si sposta, trova questo posto, questa botola, questa sorta di ingresso. Intirizzita con le mani che non riesce a muovere, la apre e entra. Non sa Martina che quello è un pozzo artesiano. Non soffrirà, vola, fa un volo di un centinaio di metri, si schianta. Sarà l'ultima cosa che farà. La squadra di soccorso, che poi la ritrova il giorno dopo, la riporterà a casa. E i giornali si scateneranno, ovviamente, come diavolo è possibile. Un'ennesima vittima, ce n'era stata un'altra 4 anni fa caduta in un pozzo artesiano. Chi doveva fare manutenzione? Chi doveva bloccare? Perché non era bloccato quel lucchetto che ci sarebbe dovuto essere all'ingresso? Perché? Chi doveva fare sorveglianza? Quali sono le colpe? E io mi guardo intorno scioccato, perché non riesco a capire. Non riesco a capire come tutti si stiano concentrando su quello e nessuno si chieda... al freddo, a centinaia di chilometri di distanza da casa, al buio, da sola. Ma esattamente, cosa diamine ci faceva Martina lì? Io sono Matteo Flora e questo Ciao Internet. Ciao Internet, guardato, non nomino apposta, non è insensibilità, è meccanismo di difesa. Ho guardato molto da vicino la situazione della bimba che i giornali ci raccontano che è morta per asfissia per una challenge e mi trovo ancora una volta un po' stragnato sia con il mondo del giornalismo, dell'informazione in genere, sia in realtà con quello che sto leggendo in giro da parte di persone che ritengo o ritenevo abbastanza competenti rispetto al digitale. Mi trovo spaesato, anche se devo commercialmente lavorarci per alcuni, con alcuni dei clienti, alle risposte che si stanno avendo sia da un punto di vista normativo che di tante altre parti. Partiamo dall'inizio. Informazione con a una settimana credo di distanza con quella banda di sciacalli che normalmente per alcune parti chiamate giornalisti che stanno cercando spasmodicamente qualunque traccia per poter ovviamente avere nella tesi che si sono prestabiliti, quello della challenge, un barlume di qualunque tipo di prova, non sono riusciti a trovare su tutti i vari social network, qualunque, perché a quanto pare la ragazzina aveva una decina di account sparsi su multipli social network, non sono riusciti a trovare neanche una conferma del fatto che la challenge esista. E già quello dovrebbe farci pensare. Stiamo prendendo quello che era un fenomeno che probabilmente c'entra poco o nulla. E ci si guarda anche oltre oceano, come se una ragazzina di 10 anni, una bimba di 10 anni fosse così fluent nell'andare a vedere il resto del mondo. Magari è così, per la carità del cielo, ma la vedo abbastanza improbabile. E in tutto questo si rilancia la challenge, non avendo capito i meccanismi di base che popolano quello che è il normale racconto di queste cose. Cioè, se io parlo di una challenge e la definisco pericolosa, ne abbiamo già parlato dal Blue Whale in poi, quello che ottengo è solo il fenomeno di emulazione. Un po' come con i suicidi, non si parla di suicidi mitizzandoli, ma per lo stesso motivo, fenomeni di emulazione. Quindi dal punto di vista della challenge non c'è nulla. Ci si sta anche molto, giustamente, si sta prendendo in urgenza con TikTok, dove l'account doveva essere e che dovrebbe bloccare, ne abbiamo parlato con Guido Scorza lunedì questo, dovrebbe bloccare le iscrizioni sotto i 14 anni ed evidentemente così non era, e con tutti gli altri social che andranno mano a mano. Il fascicolo è stato aperto dal garante e ovviamente non è un problema di TikTok, ma è un problema di tutti i social network che dovrebbero vigilare.
Eppure la bambina era sui social, e non era sui social da sola, era sui social con il seguito, con centinaia di persone che la seguivano, che, dannazione, si saranno anche imbattute casualmente in una della decina o decine di account, no? Lasciate perdere per un secondo il singolo genitore, ok? Non voglio picchiare in testa il genitore che ha già avuto un lutto, anche perché il genitore è probabilmente legato alla stessa cosa che poi fa sbagliare un po' tutti. Di base, se volete, si chiama choice supportive bias, cioè quel pregiudizio cognitivo che fa in modo che le decisioni che non discutiamo praticamente con le decisioni che abbiamo già preso. Le decisioni che abbiamo preso sono sempre quelle giuste, quelle uniche che potevamo fare in quel momento. E in questo caso il genitore ti dice, vabbè, era pieno di altri, lo fanno più o meno tutti, è il futuro, ma cosa potevo immaginare? Che sono tutte cose reali, non è che la prima cosa che pensa un genitore è il si suiciderà soffocandosi, lo capisco. E quindi sì, c'è mancanza di vigilanza, assolutamente sì, credo che sia più o meno normale, ma quello che vorrei capire è il come faceva a essere lì, come faceva il fatto che nessuno avesse segnalato, che tutti lo trovassero in realtà normale. Se vogliamo vedere l'errore del singolo genitore, quello della bambina, e dei genitori ovviamente della bambina, è un errore indotto. Lo dico spesso, no, che la realtà è un oggetto socialmente negoziato, cioè quello che noi riteniamo giusto o sbagliato, in mancanza magari di competenze precise, in mancanza del fatto di sapere esattamente quali sono i rischi, che non possiamo farlo da tutte le parti, cioè non possiamo sapere i rischi finanziari, i rischi assicurativi, i rischi digitali, di sostanze, cioè non possiamo saperli tutti, in mancanza di questo ci affidiamo, effetto carrozzone, a quello che succede intorno. E se intorno a noi per tutti è normale qualcosa, se nessuno me lo fa notare, se nessuno mi dice ma perché è connessa, perché c'è, ma lo sai che c'è la ragazzina di qui e di là, io non alzo nemmeno la guardia. Non li sto deresponsabilizzando, non è quello l'obiettivo, non me ne frega niente di dare colpe, cioè in generale, figuriamoci in questo particolare momento, ma quello che vorrei far capire è che stiamo normalizzando un processo. Sta diventando normale qualcosa che non dovrebbe essere normale, non per una fisima, ma perché non ci sono a un certo tipo di età le competenze per gestire tutta una serie di pressioni, anche cognitive. Non ci sono. Ecco, se non ci sono e noi le normalizziamo, non possiamo poi scandalizzarci a valle se queste cose succedono. Mi fa ribrezzo pensare che ci sono state decine, centinaia, migliaia di persone che hanno visto una ragazzina, perché a quanto pare, mi rifaccio la cronaca, ballava eccetera, si muoveva, una ragazzina presente sui social e nessuno ha detto niente, nessuno ha segnalato, nessuno ha fatto presente la cosa, se no gli account sarebbero stati chiusi. Mi ricordo una piccola libraia su Instagram che non faceva nient'altro che fare recensioni di libri, che era stata segnalata in quanto un articolo ha detto che aveva meno di 13 anni, è stata segnalata e chiusa. Ecco, qui i balletti di una bambina, perché non sono stati segnalati? E lo dico molto tranquillamente, penso che sia colpa, se dobbiamo dare una colpa, forse più di chi è passato intorno senza fare niente, facendo finta di non guardare, che non dei genitori. Tornando a Martina, magari in quel momento i genitori non c'erano, Martina si è persa, i genitori la stavano magari anche cercando, non sapevano nemmeno dove fosse, ma prima di fare centinaia di chilometri e arrivare da sola in mezzo al nulla e finire nel pozzo artesiano, quanti passanti ha incontrato che si sono voltati dall'altra parte? Quanti passanti l'hanno vista e non sono intervenuti, non hanno nemmeno chiesto chi era, come stava. Forse più che la capacità di usare la tecnologia abbiamo perso l'empatia, la capacità o anche la volontà di guardarci intorno e chiederci se quella persona sta bene, se quella persona ha bisogno di una mano e soprattutto di non vedere la stranezza di una bambina da sola di notte al freddo, a centinaia di chilometri dalla civiltà. Tutto qui, niente paternalismi né nulla. So che io guarderò i social in modo diverso, so che segnalerò in modo diverso, so che la vivo più come una cosa che deve
impattare me, che non sono nemmeno genitore, che non come l'ennesima occasione per prendere a schiaffi o voler prendere a schiaffi chi può aver fatto un errore di omissione. Io sono Matteo Flora, questo è Ciao Internet e state preparati.